Amici modellisti, buongiorno. Sul binario 2 sta arrivando una locomotiva pesante tedesca della serie BR44, che sarà oggetto della prossima scheda. Come si vede, una locomotiva pesante con un tender a nafta, in quanto le locomotive del tempo andavano prima a carbone durante il periodo prima seconda guerra mondiale, e dopo la seconda guerra mondiale, per ottimizzarne il consumo, vennero convertite con alimentazione a carbone polverizzato mescolato con nafta, in modo da poter utilizzare sia l'uno che l'altro dei prodotti. Quindi la BR44 ne parleremo nella prossima scheda. Passiamo ora a un'estremità della nostra stazione, e vediamo arrivare una delle due locomotive BR50 della prova e della scheda, della descrizione della scheda storica odierna. Mentre la nostra locomotiva fuma, passiamo all'altra estremità della stazione e vediamo arrivare la seconda locomotiva, sempre della BR50, però digitale normale e con altri deflettori di fumo. Ok, allarghiamo il campo così le vediamo interamente, poi andiamo su quella più visibile. E cominciamo la descrizione. Tra il 1939 e il 1943, non meno di 3.164 esemplari di questa locomotiva furono costruiti a tempo di record dalla ditta tedesca Hensel. Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, delle 3.164 locomotive ne restavano ancora 2.159. Per assicurare, assieme alle famose P8 prussiane, la maggior parte del traffico ferroviario tedesco sia a est che a ovest. Nel 1939 le esigenze della guerra indussero le ferrovie tedesche a dotarsi di un consistente parco di locomotive potenti, affidabili e senza problemi di manutenzione. Dal 1939 al 43 furono costruite tre serie, le 50, le 52 e le 42, per un totale di oltre 11.000 locomotive.
oltre che in Germania, furono costruite in gran parte dei paesi europei occupati dai nazisti, ossia Belgio, Polonia, Austria, Ungheria e Cecoslovacchia. Servirono a coprire le enormi distanze per il rifornimento del fronte orientale. Con la serie 52 si raggiunse la standardizzazione completa dei componenti e il massimo della semplificazione costruttiva. Lungamente utilizzate anche dopo il conflitto, le ultime unità vennero ritirate nel 1976. Parliamo della tecnica. La serie 50 rappresenta uno dei capolavori delle vecchie Deutsche Reichsbahn, progettata appositamente come locomotiva da guerra, Kriegslokomotiv. Di fatto fu un'autentica macchina universale, in grado di svolgere qualsiasi funzione, anche in circostanze difficili. I cinque assi motori ne fecero una locomotiva eccezionale, capace di trainare treni merci pesanti sulle linee principali della rete tedesca. Ma la velocità massima di 80 km all'ora le permetteva di trainare anche treni passeggeri su linee secondarie e locali. Le caratteristiche. Abbiamo detto un rodaggio di 1,50, uno scartamento di 1435 mm, cilindri 2 da 600 mm di corsa e di diametro e 660 mm di corsa, una pressione massima in caldaia di 15,7 atmosfere, una lunghezza col tender di 22,940 mm, con un diametro delle ruote motrici di 1400 mm, una velocità massima di 80 km all'ora, che sugli ultimi esemplari, grazie a modifiche operate, divennero 90 km all'ora. Un peso senza il tender di 86,9 tonnellate, con un peso aderente di 75,5 tonnellate. Il peso per asse era di 15 tonnellate, il che consentiva a queste locomotive di percorrere anche le linee secondarie con minor capacità del binario per il carico assiale. Il tender aveva una capacità di acqua di 26 metri cubi, il tender corto, e 32 metri cubi il tender lungo. Di conseguenza la capacità di carbone variava dalle 8 tonnellate del tender corto alle 10 tonnellate del tender lungo. Gli esemplari costruiti in totale furono 3.164. Di queste locomotive ne sono state sono rimaste in servizio sia nella Germania orientale che nella Germania occidentale fino al 1978. Due di queste locomotive sono state preservate. E veniamo al modellismo. Queste locomotive sono state costruite e commercializzate un po' da tutte quante le case tedesche e da una casa italiana. Le case tedesche che hanno commercializzato questa macchina sono principalmente la Märklin in corrente alternata,
la Trix, di cui vediamo adesso l'esemplare Sound che sta fumando, poi la Rocco, la Fleischmann e la Lilliput, la Pico e la Brava, eccetera. In Austria queste locomotive sono state prodotte dalla Lilliput, soprattutto il modello 50 e 52, e quest'ultimo 52 è realizzato completamente in metallo, con luce nel focolare, con particolari molto dettagliati, che però è uscita di produzione ancora negli anni 90 e non è più stata ripresa, anche perché la Lilliput in quel periodo versava in cattive acque, e prima della chiusura e dell'acquisto da parte della Bachmann, queste locomotive rappresentarono il canto del cigno. In Italia, si diceva, questa locomotiva è stata riprodotta dalla Lima, che però, diciamo, i bielismi erano di plastica, la costruzione era poco accurata, eccetera, il modello analogico. Mentre la Riva Rossi l'ha prodotta sia in corrente alternata, in pratica questo modello, sia in corrente continua, e analogiche, e negli ultimi tempi anche digitali. Poi la produzione è stata interrotta. Di queste locomotive, come dicevamo, esistono delle versioni analogiche, delle versioni digitali, come in questo caso della Rocco, e digitali Sound, come in questo caso della Trix. Il prezzo di queste locomotive è discreto, abbastanza elevato. Una locomotiva analogica usata si può trovare intorno ai 120-130 euro. Una locomotiva come questa digitale intorno ai 200. Una locomotiva digitale Sound come questa intorno ai 300. Va detto che le locomotive escono senza l'apparato Seute, e apparato Seute che si può acquistare come retrofit e viene inserito all'interno del camino, in modo che così fuma. Questo fumo però è fumo normale e non dinamico. Va bene, con questo è tutto. Adesso nei prossimi video vediamo queste locomotive che partono, e nei prossimi video li vedremo in azione al traino di treni passeggeri. Arrivederci, alla prossima puntata.